Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura del nostro telegiornale torniamo sull'inchiesta della Procura sulle gare della Protezione Civile. Nuove acquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici della Regione Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulle gare della Protezione Civile regionale affidate negli ultimi 5 anni, in particolare quelle legate all'emergenza pandemica, tra le quali l'ospedale Covid in Fiera del Levante. Dal 7 febbraio, con la notifica di un decreto di perquisizione, i finanzieri su delega della Procura stanno acquisendo i documenti relativi all'intero procedimento per l'affidamento e l'esecuzione di appalti, dalla fase istruttoria riguardante la selezione del contraente sino all'esecuzione del contratto. Per raccogliere tutte le carte e i file da analizzare per accertare eventuali irregolarità, sono tornate negli uffici regionali anche oggi. Gli appalti sui quali si sta concentrando l'attività investigativa riguardano 13 società che hanno ottenuto lavori dal 2019 al 2021. Oltre agli atti delle gare, gli investigatori stanno acquisendo anche mail e chat per verificare tutti i passaggi, anche interlocutori, relativi agli appalti sospetti. L'inchiesta è quella a carico dell'ex capo della Protezione Civile, Mario Lerario, in carcere dal 23 dicembre scorso, dopo aver intascato due presunte tangenti da altrettanti imprenditori, anche loro arrestati. E siamo alla pagina Covid. Sono 8 i casi di Omicron 2 accertati nella nostra regione. Nel frattempo una buona notizia perché si allenta la pressione sui reparti ospedalieri. Sentiamo. Salgono 8 i casi in Puglia di variante Omicron 2. Oltre ai primi 2 casi riscontrati il 31 gennaio, uno a Bari e uno a Brindisi, ne sono stati accertati altri 6 nella sola provincia di Bari tra il 25 e il 31 gennaio. Secondo gli esperti, la variante starebbe circolando già in tutto il territorio regionale, ma senza destare particolare preoccupazione. Intanto torna a scendere la curva del contagio in Puglia, dove oggi si sono registrati 4.944 nuovi casi su oltre 41.000 test giornalieri eseguiti. Cala quindi l'indice di positività e si attesta all'11,9%, mentre ieri era pari al 16,4%. Sono state però ancora 18 le persone decedute nelle ultime 24 ore. Delle 102.430 persone attualmente positive, 747 sono ricoverate in area non critica, 67 in terapia intensiva, dato invariato da ieri, ma complessivamente si registra un allentamento della pressione sugli ospedali. Secondo il monitoraggio Agenas, ad oggi nelle terapie intensive il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid è passato dal 14 al 13%, mentre in area non critica, cioè i reparti di malattie infettive e pneumologia, è sceso dal 26 al 25%. In tema di vaccinazioni, la Puglia continua a scalare le vette delle classifiche. Nel Barese si contano 52.904 vaccini anti-Covid somministrati in farmacia, mentre il computo generale della campagna vaccinale sale a quasi 3 milioni con il contributo dei medici di medicina generale che sinora hanno inoculato oltre 473.000 vaccini. E cambiamo pagina, parliamo di politica. Fratelli d'Italia lancia la provocazione dopo la nomina di Rocco Palese, assessore alla sanità, di recuperare il piano ospedaliero di Fitto, quello redatto proprio con Palese. Roberto Mangi. Un nuovo piano di riordino ispirato a quello che fu di Raffaele Fitto, una marcia indietro rispetto agli ultimi 16 anni di centrosinistra, a lanciare la provocazione il gruppo consiliare dei Fratelli d'Italia, dopo che ieri per la prima volta Rocco Palese è riapparso ufficialmente nell'aula del Consiglio regionale nella sua nuova veste di assessore alla sanità della Giunta Emiliano. I consiglieri di Fratelli d'Italia hanno scelto di presentare una mozione con l'intento di indirizzare il governo regionale verso una diversa visione di sanità, nelle loro idee più vicina a quella del neoassessore, storico volto politico di Forza Italia, che a quella messa in atto nelle gestioni Vendola ed Emiliano. Ignazio Zullo, capogruppo in Consiglio di Fratelli d'Italia, ha ribadito queste posizioni. È chiaro che noi provochiamo, ma la provocazione fa parte dell'opposizione. L'opposizione deve pungolare, stimolare, a volte anche provocare, però speriamo concretamente di essere ascoltati, di essere condivisi in questa nostra proposta, perché è una proposta concreta, una proposta giusta, è una proposta che guarda tutto tondo una riorganizzazione di un sistema che ha sofferto in questi 16 anni. La nomina di Palese noi la vediamo anche come una presa d'atto da parte di Emiliano del fallimento delle politiche sanitarie dei governi Vendola e Emiliano stesso.
Intanto il segretario del Partito Democratico Marco Lacarra replica proprio la mozione presentata da Fratelli d'Italia. Nessuna nomina, dice, può in questo momento cambiare la linea della Regione Puglia sulla sanità e in particolare sulla gestione della pandemia. Questo ci è stato assicurato con grande chiarezza da parte del presidente Emiliano. La nomina di Rocco Palese, aggiunge, non poteva non creare imbarazzo all'interno del centro-sinistra, ma rientra nell'ambito delle scelte personali del presidente che vanno rispettate. E parliamo di garanzia giovani, perché dovrebbero essere pagati nel giro di qualche giorno gli 8.000 ragazzi del progetto Garanzia Giovani che da tempo, addirittura alcuni da 4-5 mesi, attendono di incassare le retribuzioni dovute. A dare l'annuncio è stato l'assessore al lavoro Sebastiano Leo durante le audizioni nella sesta commissione consiliare. La cifra complessiva per le retribuzioni da pagare è di circa 6 milioni di euro che INPS e Ministero del Lavoro dovrebbero sbloccare a breve. Dobbiamo porre fine a questa situazione di stallo che sta purtroppo continuando a creare problemi al mondo della formazione e del lavoro, oltre alla graduale perdita di fiducia nei confronti delle istituzioni, fiducia e credibilità che non possiamo permettere vengano meno, hanno commentato il consigliere del Partito Democratico Francesco Paolicelli, che insieme a Donato Metallo e Deborah Cilento ha chiesto l'audizione. È necessario anche ascoltare il grido d'allarme dell'assessore del Dipartimento, ha sottolineato la consigliera del PD Lucia Parchitelli, sulle gravi carenze di organico che determinano la difficoltà di portare avanti progetti così complessi. E adesso andiamo nella nostra postazione social per le notizie dal nostro sito www.talebari.it. Ci colleghiamo con Italo Cinque Palmi. Buonasera Italo. Buonasera Alessandra, e allora devono rispondere di tentata rapina aggravata, danneggiamento e lesioni. Due sedicenni che ieri mattina nel centro di Barletta hanno tentato un colpo alla filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di via Roma. I due sono stati arrestati subito dopo i fatti dalla polizia, mentre il terzo rapinatore, sempre un sedicenne, è ricercato. I tre, tutti di Cerignola, intorno alle 10.30 di ieri, armati di taglierino e martello, hanno minacciato un addetto alle casse perché aprisse le stesse e potessero così prendere il denaro. Non essendo possibile, la reazione di uno dei tre è stata a prendere a calcio il direttore della filiale, per poi saltare sulla casa e tentare nuovamente di aprirla con la forza. Risultato vano anche questo tentativo. I tre hanno forzato la porta d'ingresso e sono fuggiti. Sul posto è intervenuta la polizia, che, acquisite le descrizioni dei tre, si è messa sulle loro tracce. I due arrestati sono stati fermati lungo la litoranea di Ponente, sulla Battigia, dove avevano cercato di confondersi tra la folla e tra chi fa sport all'aria aperta. Uno dei due ha così dichiarato di essere uno studente e che ieri avrebbe dovuto essere in casa in didattica a distanza, ma per lui sono scattate le manette. Bene, con questo quindi è tutto per il momento, a dopo per altre notizie. Grazie Italo, noi andiamo avanti. Questa mattina è stata deposta una corona di fiori sotto la targa di Pinuccio Tatarella. Ieri ricorreva l'anniversario della sua scomparsa. Il suo insegnamento oggi sarebbe stato utile alla destra, ha spiegato suo nipote Fabrizio. Sentiamo. Sono passati 23 anni dalla scomparsa di Pinuccio Tatarella, ma costantemente la politica locale, non solo quella locale, soprattutto quella nazionale, fa costante riferimento a Pinuccio Tatarella e a quelli che sono stati i suoi insegnamenti, specialmente in questo momento in cui il centrodestra si è dimostrato nella vicenda del Quirinale diviso. Tatarella sarebbe stato di grande aiuto e la sua lezione oggi è più attuale che mai e più viva che mai. Tatarella era un convinto presidenzialista e il centrodestra deve ripartire su un tema unificante, che è quello della battaglia per il presidenzialismo unitamente a quello delle riforme istituzionali. Era un meridionalista convinto, per cui avrebbe portato maggiore attenzione e maggiori fondi, specialmente in questo momento storico con il PNRR al sud, avrebbe salvaguardato l'identità del sud, soprattutto in questa fase storica, e poi era un bipolarista convinto. Oggi si parla di un ritorno al proporzionale, di una legge elettorale proporzionale per escludere la destra. Tatarella fu un bipolarista convinto perché diceva che il centro era una zattera che andava dalla riva destra alla riva sinistra e che quindi era opportuno costruire due poli forti, uno di centro-sinistra e uno di centro-destra, perché Tatarella passa la storia per aver creato la destra moderna, per essere stato il padre moderno, il padre della destra moderna, democratica, di governo italiana, e per aver reso alleabile la destra italiana e inemarginabile politicamente la destra italiana. Per cui una battaglia contro il sistema proporzionale, una battaglia per il presidenzialismo, per avvicinare i cittadini alle istituzioni e alla scelta diretta del Presidente della Repubblica, tutte cose che abbiamo visto nella recente elezione del Capo dello Stato. Cambiamo argomento, è stato siglato questa mattina dall'assessore al welfare Francesca Bottalico e dalla presidente di Penelope Puglia, Annalisa Lo Console, il protocollo Seguimi per il monitoraggio del fenomeno delle persone scomparse e per la tutela delle persone con patologie neurodegenerativa. Ce ne parla Maria Alessia Sforza.
Un sistema elettronico di gestione univoca delle informazioni per la massima incolumità. E seguimi, il progetto sperimentale che prevede di dotare le persone generalmente anziane che soffrono di patologie neurodegenerative di un dispositivo di geolocalizzazione che consente di individuarne la posizione mediante il GPS. In Puglia dal 74 al 2021 sono 46 le persone anziane scomparse e mai più ritrovate, mentre molte di più sono le persone poi ritrovate senza vita. Ed è attraverso il protocollo d'intesa siglato tra l'amministrazione comunale e l'associazione Penelope Puglia ODV, che è stato creato un coordinamento interistituzionale in grado di promuovere una maggiore consapevolezza e un efficace monitoraggio del fenomeno delle persone scomparse e di realizzare attività di prevenzione con particolare riguardo alle persone affette da patologie neurodegenerative. 10 dispositivi di geolocalizzazione acquistati da Penelope Puglia, che li offrirà in comodato d'uso gratuito per la durata di 18 mesi ai soggetti indicati dal Comune di Bari, dispositivi che sono in grado di fornire le informazioni utili a ritracciare coloro che si fossero persi attraverso una scheda SIM collegata ad un centro di monitoraggio attivo 7 giorni su 7 H24. Come funzionerà? Nel momento in cui diciamo, ci saranno segnalate i pazienti che avranno diritto, che sono nelle prime fasi della malattia di Alzheimer o comunque della patologia della demenza senile, no, e quindi in grado di deambulare, noi provvederemo a prenderli in carico. Quindi la famiglia ci segnalerà. Ovviamente il paziente, gli daremo il localizzatore e la famiglia ovviamente darà l'autorizzazione ad essere localizzato attraverso un'agenzia investigativa autorizzata per questo servizio, il quale al momento opportuno, se interrogata dai familiari, potrà dare in tempo reale la posizione del paziente. E il progetto Seguimi, come dichiarato dalla stessa assessora al welfare Francesca Bottalico, è una delle azioni pilota del piano straordinario cittadino a contrasto delle solitudini e per l'invecchiamento attivo. Adesso parliamo di Safe in Motion, sicurezza e movimento, ed è il progetto realizzato da Conf Cooperative Puglia in compartecipazione con INAIL Puglia. Sentiamo. Diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro in campo agricolo ponendo un'attenzione particolare nei confronti dei giovani. E questo è l'obiettivo di Safe in Motion, sicurezza in movimento. Il progetto realizzato da Conf Cooperative Puglia in compartecipazione con INAIL Puglia, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Registriamo come in agricoltura, ancorché il numero degli infortuni non sia particolarmente elevato, la gravità ci preoccupa. Molti infortuni sono mortali, abbiamo avuto un incremento del 37% nel rapporto 2020-2021. Altrettanto preoccupante è la circostanza che i pochi infortuni che si verificano in agricoltura sono caratterizzati da una particolare gravità. Parola d'ordine, consapevolezza. 71 gli infortuni mortali registrati da gennaio a ottobre 2021 in Puglia, 11 dei quali relativi all'attività agricola, il 37,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In Puglia registriamo che i disturbi a carico del sistema osseomuscolare riguardano il 63% delle malattie professionali complessive denunciate ed è un dato sul quale non solo riflettere ma intervenire. Attraverso questo progetto vogliamo per l'appunto sensibilizzare i giovani agricoltori su una tematica così importante. Conf Cooperative Puglia insieme all'INAIL ha avviato questo progetto per sensibilizzare ancora di più tutte le cooperative, ma soprattutto tutti i soci delle cooperative stesse, per formare gli operatori, formare i lavoratori, ma soprattutto per far capire quanto sia fondamentale l'ammodernamento delle attrezzature e dei macchinari utilizzati sui luoghi di lavoro. Un progetto che, partendo da un'analisi quali quantitativa sulle cause di rischio più frequenti nelle pratiche professionali in agricoltura, intende aumentare attraverso la produzione e diffusione di 3 cortometraggi la consapevolezza dei lavoratori del mondo agricolo circa i temi specifici oggetto dell'attività di prevenzione. Ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco torniamo con altre notizie.
Ed eccoci ancora qui in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo del pronto intervento minore, un accordo che verrà nuovamente firmato proprio domani mattina. Allora scopriamo di cosa si tratta con l'assessora welfare del Comune di Bari, collegata in diretta Skype con noi. Buonasera assessore e benvenuta. Sì, un saluto a tutti voi. Il pronto intervento sociale, da noi semplicemente chiamato PIM, è un servizio che abbiamo attivato in maniera sperimentale con tra l'assessorato al welfare, i municipi e la procura per i minorenni, ed è un servizio unico in Italia ed è un'equipe specializzata che interviene nel momento in cui arrivano attraverso un numero utile, attraverso una segnalazione in procura per i minorenni, una segnalazione diciamo a rischio. Domani presentiamo i dati a un anno dall'attivazione del PIM. Sono anche diverse le città che anche a livello diciamo nazionale che stanno adottando e che vorrebbero adottare appunto il progetto, che nasce da una collaborazione con la procura per i minorenni, e verranno anche presentati. Sperimentazione, assessore, che riproporrete proprio domani, perché evidentemente ha portato i suoi frutti. E allora a questo punto le chiedo, si può definire una sorta di platea di ragazzi a rischio? Che cosa è emersa da questa sperimentazione durata un anno? È emerso che su 297 segnalazioni arrivate dall'intera città di Bari, 120 sono stati tempestivamente presi in carico dal pronto intervento minori, che è un'equipe straordinaria costituita dagli assistenti sociali, dalla polizia municipale, dai giudici, diciamo dei procuratori, che permette di intervenire e aprire tempestivamente in poche settimane un fascicolo e far sì che il Tribunale per i minorenni possa intervenire in maniera immediata. 120 casi, di cui la maggior parte sono prevalentemente sulla città di Bari, hanno evidenziato situazioni di grave malessere legate a maltrattamenti e conflittualità all'interno della propria famiglia, a uso di sostanze stupefacenti, atti di autolesionismo e bullismo. Questo diciamo, è un intervento, è un'azione che permette di intervenire in maniera tempestiva laddove ci sono degli indicatori di malessere, poter attivare subito accanto alla famiglia o direttamente con il minore dei percorsi di accompagnamento, sostegno sociale, psicologico e percorsi diciamo educativi. Professore, avete notato un aumento di queste condizioni di abuso, maltrattamenti e malessere con la pandemia, soprattutto in epoca lockdown, ricordiamo, in cui chiaramente la costrizione a stare tutti sotto lo stesso tetto probabilmente ha amplificato dei disagi? Sì, sono molte aumentate le richieste di aiuto, di sostegno psicologico, di atti di autolesionismo, e stiamo purtroppo evidenziando anche diversi casi di bullismo o anche di tentato suicidio. Da questo punto di vista, qualche settimana fa, proprio come assessorato al welfare, abbiamo avviato un tavolo ad hoc proprio sulla prevenzione e al contrasto alle solitudini che attraversano specialmente il mondo dell'adolescenza. Nei prossimi giorni saremo in prefettura per attivare sia dei percorsi di formazione a tutti gli operatori sociali e gli insegnanti, ma anche di sostegno alle famiglie per leggere subito gli indicatori di disagio, ma sia anche dei percorsi che rilanceremo su tutte le scuole, sia elementari che superiori, proprio per lavorare con i gruppi classe, lavorare con i ragazzi, lavorare per agganciare situazioni di episodi di bullismo sia accanto alle vittime ma anche accanto agli autori, perché anch'essi sono portatori di disagio e hanno bisogno di un accompagnamento sociale. Inoltre, con l'ordine degli psicologi abbiamo, e con tutti i centri d'ascolto per le famiglie che abbiamo proprio presentato qualche giorno fa, attiveremo una cabina di regia con tutti gli sportelli d'ascolto psicologico che gratuitamente offrono su finanziamento del Comune di Bari spazi d'ascolto per adulti, minori e sostegno alla genitorialità in tutti i territori della città. Un'ultima domanda, assessore, quando si parla di abusi, maltrattamenti, insomma condizioni di disagio, solitamente si pensa che siano appannaggio soltanto di quelle aree a maggior degrado sociale. Che cosa emerge dai dati? È un fenomeno più trasversale invece?
Purtroppo il fenomeno della violenza, sia quando si parla di minori, ma sia quando si parla di donne, è un fenomeno trasversale, attraversa ogni quartiere, attraversa ogni livello sociale e culturale. Spesso ci sono delle situazioni di forti conflitti familiari, per ad esempio i genitori in separazione stanno molto aumentando, ad esempio le richieste di spazi neutri, cioè spazi dove i genitori possano favorire l'incontro del proprio figlio con l'altro genitore separato, perché il conflitto è così forte che non si riesce ad assicurare serenità. Perciò, diciamo, in questo senso è importante lavorare con i minori, ma è anche molto importante lavorare con gli adulti, che sono anch'essi stati colpiti diciamo, questo disorientamento generale, questo disagio che spesso arriva anche dalla perdita di un lavoro, da una separazione, da una situazione di non serenità, che chiaramente spesso non permette un'equilibrata gestione delle emozioni e spesso una violenza che viene aggredita verso se stessi, ma anche verso gli altri, partner o i propri figli. E allora ringraziamo l'assessore al welfare del Comune di Bari, Francesca Bottatico, grazie per essere stata con noi, ovviamente buon lavoro. Grazie a voi, salve. E noi parliamo di lavoro perché la CGIL ha presentato il report sulla situazione in Puglia, dati non confortanti nonostante l'iniezione di fondi del PNRR. Sentiamo il servizio di Roberto Manci. Dobbiamo scongiurare che con gli investimenti del PNRR si verifichi quanto sta già avvenendo, e cioè una crescita senza buona occupazione o addirittura una perdita di posti di lavoro. E l'allarme lanciato questa mattina dalla CGIL Puglia, che ha illustrato alcuni dati sul mercato del lavoro e la condizione occupazionale, che raccontano di un disagio sociale diffuso al quale bisogna dare risposte, afferma il segretario generale Pino Gesmundo. Scorrendo sugli indicatori del mercato del lavoro, risaltano le difficoltà che vivono le donne, con un tasso di occupazione del 32,5% e un tasso di inattività del 60,6%. Quanto ai giovani, sono i nuovi poveri della nostra regione. Gli under 29 che lavorano sono solo 140.000, un quarto lavora nel commercio, un altro 20% tra agricoltura e servizi, settori che si contraddistinguono per precarietà lavorativa, part-time, stagionalità e basse paghe. I rapporti di lavoro attivati in primo semestre 2021, ultimo dato disponibile, sono 138.000, e di questi 446.000 è proprio a tempo determinato. E ancora, su 10 dipendenti solo 2 sono laureati. L'indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati ci dice che a 3 anni dal titolo, gli studenti del Politecnico di Bari, preso come campione di esempio, trovano lavoro nella misura dell'87,8%, ma il 41% in altre regioni o all'estero. CGIL ha allora lanciato una serie di proposte per segnare un'inversione di rotta. Non possiamo seguire gli investimenti privati, dobbiamo governare gli investimenti pubblici per attrarre risorse private, che è una cosa diversa, ma mettendo al centro l'occupazione, la buona occupazione e non soltanto il profitto per le imprese. Adesso torniamo nella nostra postazione social per l'ultimo collegamento con le notizie dal nostro sito. Italo, vengo da te. Crescono i consumi di frutti tropicali con la Puglia che registra un'impennata delle coltivazioni di avocado, mango e melograni made in Puglia, insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le bacche di aronia, le bacche di goji, le banane e il lime. E quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Puglia, a riferimento ai dati diffusi con l'annuncio della terza edizione del Tropical Fruit Congress, che registrano un aumento dei consumi di frutti tropicali del 45-50% nel quadriennio 2017-2020. Anche a seguito dei cambiamenti climatici in atto e alla tropicalizzazione, si è passati da pochi ettari piantati con i superfrutti esotici, dichiara Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, a oltre 500 ettari, con un incremento esponenziale negli ultimi anni. A Castellaneta, ad esempio, è stato spiegato, sono state piantumate oltre 32.000 piante di avocado, mentre in Salento si parla di 100.000 piante di avocado e 8.000 piante di mango e altrettante piante di lime. E sono state anche avviate coltivazioni di banane 100% made in Puglia. Bene, con questo è tutto per oggi, Alessandra. Chiudiamo, a te buona serata. Grazie Italo, e noi siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata.
Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e su Italia, quindi ancora tempo bello. Sistemi nuvolosi atlantici cominciano ad avvicinarsi all'arco alpino. Nel weekend una debole perturbazione passerà sull'Italia, ma con poche conseguenze. Per il momento però poco da segnalare, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola portata da correnti umide in arrivo dal Mar Ligure torna sulle regioni di nord-ovest, ma senza conseguenze. Anche come precipitazioni ben poco da segnalare, magari qualche gocciolina in giornata potrebbe cadere in Liguria, soprattutto sulla riviera di Levante, ma nulla di che. Quindi in definitiva ennesima giornata di bel tempo nel nostro paese, tra l'altro anche con ventilazione debole, qualche nuvola diciamo si riaffaccia sulle regioni di nord-ovest, qualche goccia sulla riviera di Levante, ma per il resto nulla da segnalare. Temperature diurne sempre abbastanza miti, soprattutto al centro-sud, dove superiamo anche i 15 gradi. Per i dettagli comunque sulle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.